Oggi parlerò della paura. La paura, l'ultimo dei cinque klesha, le cinque afflizioni. Il più grande potere sulla terra è quello della paura. È vero che la paura della morte è la più eclatante, ma poi ci sono anche le sottopaure: la paura di perdere un prestigio, uno status, il benessere, una persona, gli affetti, la sicurezza, la giovinezza, la bellezza, la paura del dolore, della solitudine, dell'ignoto e così via. Purtroppo tutto questo viene condito da poca fiducia nelle proprie qualità, poca stima, poca considerazione di se stessi. E che si fa? Ci si affida a qualcosa o a qualcuno che è o dice di essere competente, o convince gli altri a considerarlo competente. Così ci si affida, ci si mette nelle mani di medici, di politici, di preti, di personaggi ritenuti competenti o anche solo potenti. Dipende dalle paure che si ha. E soprattutto ci si affida a chi mostra la sicurezza che manca a noi. Molte persone si lamentano dei politici, dei preti, dei predicatori, insomma, delle persone di potere. Ma chi o che cosa dà il potere a queste persone? Semplice, è proprio la nostra insicurezza, la nostra paura, la nostra incapacità di agire, la mancanza di coraggio che dà il potere agli altri. La paura e la sua controparte, la violenza, la prevaricazione, che è un'altra forma di paura. La paura di non essere amati abbastanza, di essere abbandonati, di non saper affrontare la solitudine, l'assenza, non saper affrontare il rifiuto. Eppure questo alimenta il potere. È proprio quella paura, quel senso di inadeguatezza che le persone desiderose di potere sono così brave a fomentare, a strumentalizzare e delle quali si nutre per aumentare il loro dominio. E siamo noi, con la nostra pusillanimità, che li facciamo grandi. È la nostra insicurezza che crea la loro sicurezza, che crea l'arroganza, che crea la prevaricazione. Quindi siamo noi, con la nostra paura, ad autorizzare chi è al potere a dominarci, sia quando si parla di persone, sia quando ci si raffronta con gli status consolidati. Vale lo stesso quando ci si confronta con la natura, in un modo diverso perché i meccanismi di comunicazione non verbale sono diversi. In questo caso il meccanismo è diverso anche se il risultato appare il medesimo. Gli animali assorbono la nostra paura e la identificano come propria. Per questo motivo che chi ha paura di un cane ha più probabilità di essere morso e chi ha paura di salire a cavallo ha molte più probabilità di venire disarcionato, eccetera. Ergo, si deve aver paura più della paura che delle prove che la vita ci porta ad affrontare. Solo così possiamo prendere in noi le redini della vita e non farci prendere per le redini dalla vita. Hari Om Tat Sat.